Ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Allora, per la ricetta di oggi serve pepe, 400 g di pane secco per 4 peperoni, sale, circa 100 g di capperi, pinoli, 4 peperoni così e delle olive. Come prima cosa dobbiamo mettere 10 minuti il pane a mollo nell'acqua per farlo diventare una specie di pappina così e lo dobbiamo schiacciare con il mestolo. Poi aggiungiamo i capperi, i pinoli e mescoliamo. Poi aggiungiamo un po' di pepe. E per dare anche un sapore migliore possiamo aggiungere l'olio. Poi snocciolate le olive e tagliatele a piccoli pezzetti in modo che si distribuiscono bene in tutta la pappina che abbiamo fatto prima. Il risultato delle olive dovrebbe essere circa così. Adesso aggiungiamole all'impasto, cioè al pane spiaccicato. Poi per dare ancora più sapore, se vi piace potete aggiungere l'aglio. E aggiungiamo un po' di sale. Adesso mescoliamo. A questo punto dobbiamo tagliare questa cosa del peperone per aprirlo. E non la dovete buttare perché dopo serve per reinserirlo di nuovo dentro. Una volta tagliato provate a togliere un po' di parti bianche all'interno, anche se non è necessario, però dopo. Adesso riempiamolo con il ripieno fino all'urlo e poi quando lo finiamo di riempire ci mettiamo sopra qualcosa, non lo so come si chiama, del peperone per non far fuoriuscire il ripieno. Prendiamo una teglia abbastanza grande e mettiamoci un po' di olio dentro. Poi una cosa importante è che durante la cottura i peperoni devono essere girati ogni tanto, altrimenti si scottano soltanto da un lato. Adesso mettiamo i peperoni in forno a circa 180 gradi per circa 30 minuti e magari fatelo riscaldare da prima il forno un poco. Ora dobbiamo aspettare mezz'ora. A questo punto sono pronti. Infine, per la gioia dei miei adoratissimi ragazzi, questa è mia sorella che assaggia il mio peperone.